Come abbiamo visto nell'episodio precedente, a partire dalla fine degli anni 50 del secolo scorso, la ricerca sulla sintesi vocale si è concentrata su due principali tecniche, la sintesi performanti e quella basata sulla codifica predittiva lineare. Con l'avvento dell'informatica e dei primi calcolatori elettronici, queste tecniche furono quindi le prime ad essere esplorate. Abbiamo già accennato ai laboratori Bell, dove Homer Dudley sviluppò il suo Vocoder. Qui, nei primi anni 60, il fisico John L. Kelly e Carol C. Lochbaum crearono probabilmente il primo esempio di sintesi vocale digitale. Anche se, a quanto pare, uno dei primi sistemi di questo tipo era già stato sviluppato in Giappone qualche anno prima, il lavoro di Kelly e Lochbaum riuscì a penetrare la cultura pop. L'idea dei due scienziati fu quella di cimentarsi nella creazione di un vocoder digitale, ma non per generare del semplice parlato, ma per generare una voce artificiale capace di cantare e di intonare una melodia. Per il loro esperimento, Kelly e Lochbaum scelsero la famosa melodia di Daisy Bell. Il modello acustico, sviluppato dai due scienziati, venne creato partendo dai dati pubblicati da Gunnar Fant nel suo famoso libro Acoustic Theory of Speech Production. La cosa è interessante perché i dati di Fant riguardavano le vocali russe e non quelle inglesi, ma vennero utilizzati ugualmente. Dobbiamo ricordare, però, che la melodia generata dal modello di Kelly e Lochbaum aveva anche un accompagnamento musicale. Questo fu ideato e progettato da Max Matthews, uno dei pionieri della computer music. Quindi, Daisy Bell può essere considerato benissimo come uno dei primi esempi a tutto tondo di musica digitale e completamente sintetizzata. Il resto è storia. Alcuni anni più tardi, lo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke, in visita ai laboratori Bell, ascoltò alcuni test prodotti da Kelly e colleghi. Clarke ne rimase talmente impressionato che decise di includere la versione sintetizzata di Daisy Bell nella famosa scena di 2001 Odissea nello spazio, quando HAL 9000 viene disattivato dall'astronauta Bowman. Andando un po' più nel dettaglio, possiamo dire che il modello sviluppato da Kelly e Lochbaum rappresenta uno dei primi modelli articolatori del tratto vocale, ottimizzati per la sintesi digitale. Tale modello era basato su un'approssimazione del profilo del tratto vocale umano, visto come una serie di tubi cilindrici. Purtroppo, dopo la morte prematura di Kelly, la ricerca sui modelli articolatori venne a rallentarsi. Ma forse, più che la scomparsa di un'importante figura, la ragione principale sta nel fatto che, all'epoca, modelli come quelli del vocoder o quelli basati sul filtro sorgente erano considerati più adatti per le applicazioni e per le capacità di calcolo dei sistemi dell'epoca, che richiedevano, nella maggioranza dei casi, un modello puramente funzionale e semplice. Come possiamo intuire, però, i modelli articolatori, come appunto quello di Kelly e Lochbaum, si dimostrarono utili per la creazione del canto artificiale, ma per ulteriori sviluppi bisognerà aspettare gli anni 80 e 90 del 1900. Nel video precedente abbiamo accennato alla codifica predittiva lineare e all'importanza che questa tecnica assunse a partire dagli anni 60. Questa tecnica è stata testata per la prima volta nel campo della sintesi vocale dai ricercatori della NTT, la Nippon Telegraph and Telephone, ma anche e ancora una volta dai ricercatori dei laboratori Bell. Questo ci fa capire che la LPC è stata esplorata soprattutto nel campo delle telecomunicazioni, che fu, come abbiamo visto, uno dei primi e più importanti campi di applicazione degli studi sulle voci artificiali. Il trade-off tra qualità accettabile e bitrate ridotto resero la codifica predittiva lineare una delle tecniche favorite per codificare la voce umana in maniera digitale. Infatti, la LPC è alla base della tecnologia VoIP,
Voice over IP, ovvero ciò che permette di fornire comunicazioni vocali attraverso una connessione internet, è presente in svariate applicazioni, come per esempio Skype o WhatsApp. Ora, nel nostro percorso, iniziato nel 1700, siamo arrivati ai primi anni 70 del 1900. L'avvento dell'informatica, del transistor e dei circuiti integrati hanno permesso lo sviluppo di diversi sistemi e applicazioni che iniziarono a travalicare i confini dei laboratori di ricerca. Cominciarono quindi ad apparire i primi prodotti accessibili al grande pubblico. Ma torniamo a parlare di voci che cantano. Dopo le melodie in lingua inglese, è ora di fare un salto in Italia e scoprire quale sia stata la Daisy Bell italiana e perché è importante ricordarla. Nei primi anni 70, il Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni di Torino sviluppò un sistema chiamato MUSA, che è l'acronimo di Multi-Channel Speaking Automaton. Il MUSA era un sistema standalone, ovvero un computer e un software totalmente dedicati alla sintesi vocale, che può essere considerato sia come uno dei primi esempi di sistema text-to-speech e soprattutto uno dei primi sistemi di sintesi vocale specializzato nella lingua italiana. Quasi come successo ai laboratori Bell, per dimostrare le funzionalità di questo sistema, nel 1978 venne rilasciato un 45 giri, con una versione, per voce sintetizzata ovviamente, della famosa melodia conosciuta come Fra Martino Campanaro. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din don dan, ed ora tutti insieme. Fra Martino Campanaro, dormi tu, dormi tu, suona le campane, suona le campane, din don dan, din don dan. Il sistema MUSA era abbastanza sofisticato e sicuramente il risultato di un lavoro di ricerca veramente all'avanguardia. Per questo le tecniche di sintesi vocale sviluppate per il MUSA vennero successivamente perfezionate e nei primi anni 80 implementate in un circuito integrato dedicato, capace di sintetizzare voci non solo in italiano ma anche in altre lingue e con una gamma espressiva abbastanza ampia. Negli anni 90, chiusa l'esperienza del Centro Studi, la ricerca iniziata con il MUSA continuò in un'altra azienda, sempre di Torino, chiamata Loquendo, che è diventata negli anni una delle aziende leader mondiali nel campo della sintesi e analisi vocale. Vi ricordate Roberto nello scorso video, la voce delle Ferrovie Italiane? Bene, Roberto è stata una delle voci sviluppate da Loquendo. Ora, dall'Italia, torniamo negli Stati Uniti. Come abbiamo già accennato, verso la metà del 1970 cominciarono ad emergere alcune applicazioni commerciali che utilizzavano la sintesi vocale. Questo perché, grazie allo sviluppo dei circuiti integrati, era possibile ridurre le dimensioni e i costi dei sistemi hardware dedicati al processamento e generazione dei suoni in tempo reale. Proprio per questo fu la Texas Instrument ad introdurre una delle più grandi innovazioni nel campo dei circuiti integrati e a produrre un'importante rivoluzione nel campo delle voci artificiali. Nel giugno del 1978 la Texas Instrument presentò al CES un giocattolo didattico chiamato Speak and Spell. Questo giocattolo elettronico era stato pensato principalmente per aiutare i bambini ad imparare l'ortografia. Attraverso una tastiera incorporata, il bambino poteva comporre delle parole, che venivano poi sintetizzate e, diciamo, lette ad alta voce dal sistema di sintesi vocale. Il cuore dello Speak and Spell era il TMC0280, il primo circuito integrato dedicato esclusivamente alla sintesi vocale e basato sulla codifica predittiva lineare. Questo circuito permise di portare la sintesi vocale fuori dai laboratori e nelle case di molte famiglie statunitensi. Now spell one as in one word. O N E. Correct. Next spell earth.
Il TMC0280 è ormai considerato come una pietra miliare nell'evoluzione dei circuiti integrati. Negli anni lo Speak and Spell è diventato quasi un oggetto di culto, che gode ancora oggi di una vasta comunità di fan, tanto che è possibile acquistarlo in una versione reboot commercializzata a partire dal 2019. Fino ad ora abbiamo nominato alcuni esempi come il Musa e lo Speak and Spell. Quello che hanno in comune questi sistemi è che creavano una voce partendo da un testo. Differentemente dal Vocoder di Dudley con la sua particolare console o ai sintetizzatori di Gunnar Fant che venivano controllati attraverso manopole e potenziometri, ad un certo punto si passò ad inserire lettere singole e andando a creare parole attraverso una tastiera, che ricalcava appunto quella della macchina da scrivere, dato che il paradigma su cui si basa la programmazione è di tipo testuale. Ecco quindi che in questi casi parliamo di text-to-speech. Con text-to-speech intendiamo tutti quei sistemi che permettono ai computer di leggere e intonare artificialmente un testo ad alta voce. Un sistema di questo tipo analizza le parole inserite da un operatore, le converte in una rappresentazione fonemica e quindi converte questi fonemi in forme d'onda e le rappresenta come suono, attraverso un altoparlante. Il text-to-speech rappresenta una vasta area di ricerca con molte implicazioni, dall'informatica alla fonetica alla glottologia, e non mi addentrerò nei dettagli. Ma è anche una delle, diciamo, applicazioni più diffuse. Se avete anche solo utilizzato la funzione ascolta di Google Translate, sapete benissimo di cosa sto parlando. Questo video è molto interessante. Non a caso il paradigma text-to-speech è diventato rapidamente il più utilizzato. E anzi si potrebbe dire che sia quasi diventato un sinonimo dell'idea stessa di sintesi vocale. In effetti potrebbe anche essere così. Ma vedremo nei prossimi episodi che le cose non stanno proprio in questo modo e che ci sono altri modi di intendere la sintesi vocale digitale e di generarla. Comunque, grazie allo sviluppo dei sistemi digitali e alla diffusione di applicazioni basate sulla sintesi vocale, si cominciò a dare attenzione alla qualità della voce prodotta. La qualità di un sistema di sintesi vocale si giudica attraverso la sua naturalezza e intelligibilità, ovvero quanto il suono prodotto appare simile a quello della voce umana e quanto facilmente questo può essere compreso correttamente da un essere umano. Ed è proprio qui che si inserisce il lavoro di uno dei più importanti innovatori nel campo della sintesi vocale dello scorso secolo, ovvero Dennis H. Klett. Klett è stato per la maggior parte della sua vita ricercatore presso l'MIT di Boston. Il suo lavoro più importante è sicuramente quello descritto in un articolo pubblicato nel 1979 dal titolo Software for a Cascade Parallel Formant Synthesizer. In questo articolo Klett presentò un innovativo design per un sintetizzatore vocale digitale capace di convertire del testo in parlato in maniera automatica. Questo sistema venne successivamente sviluppato a partire dal 1982 con il nome di Klett Talk. Il sistema di Klett utilizzava una versione digitale della sintesi performanti, che venne scelta sia per la sua dinamicità sia per il suo realismo. La cosa interessante è che Dennis Klett derivò i parametri di sintesi analizzando la propria voce. Quindi potremmo dire che questo sistema di sintesi reca l'impronta del suo inventore anche nel suono prodotto dal modello digitale. Text-to-speech systems are beginning to be applied in many ways, including aid for the handicapped, medical aids, and teaching devices. The first kind of aid to be considered is a talking aid for the vocally handicapped. According to the American Speech and Hearing Association, there are over 1 million people in the United States who are unable to speak for one reason or another. Due anni dopo, nel 1984, venne commercializzata un'unità di sintesi vocale chiamata DeckTalk, che utilizzava il sistema di Klett. All'inizio, questa unità di sintesi includeva diverse voci in lingua inglese, inaugurando anche la tendenza a dare nomi fantasiosi alle diverse voci artificiali. Infatti troviamo Beautiful Betty, Kit the Kid, Up to Ursula, Dr. Dennis e Whispering Wendy.
Tutte queste voci potevano essere customizzate attraverso la modifica di vari parametri del modello. Inoltre, anche l'intonazione, il pitch potevano essere modificati per i vari fonemi, permettendo di creare delle voci più espressive e particolari. In ogni caso, la voce più apprezzata dal pubblico fu quella di default, quella conosciuta come Perfect Pole. Questa la conoscete sicuramente. Infatti, era la voce utilizzata dal famoso scienziato britannico Stephen Hawking, che dal 1985 aveva perso la capacità di parlare a causa di una tracheotomia, che si rese necessaria a causa di un peggioramento della sua malattia, la sclerosi laterale amiotrofica. Anyway, gotta go. I promised to help the neighbor kid with his math homework. Ciao. Hawking fu probabilmente l'utilizzatore più famoso del Deck Talk e che fece capire, soprattutto al grande pubblico, le potenzialità della sintesi vocale. Non a caso, lo stesso Dennis Klett, infatti, si era impegnato sin dall'inizio a consentire alle persone con disabilità di beneficiare dell'uso del suo sistema per comunicare con l'ambiente circostante. I non vedenti, per esempio, potevano utilizzare il Deck Talk per leggere dei testi. Le persone incapaci di parlare, come appunto Stephen Hawking, lo utilizzavano invece per comunicare, come un surrogato della propria voce. Dennis Klett, colui che ha dedicato la sua vita alla creazione di voci artificiali, perse la propria voce a metà degli anni Ottanta, a causa di un cancro alla gola. Un epilogo veramente tragico. Qui si conclude la prima parte del secondo episodio sulla storia della sintesi vocale. Nel prossimo episodio punteremo la nostra attenzione su altri temi, come quello delle voci femminili e delle primissime newscasters e cantanti virtuali.